Vivere Gigi Meroni, e questo è l'obiettivo della Farfalla Granata, la nuova fiction Rai che andrà in onda ad ottobre su Rai 1. Questa mattina è stato infatti presentato il docufilm ispirato all'omonimo libro di Nando Dalla Chiesa che racconta la vita del genio Granata. La fiction intende descrivere per intero quei 24 anni intensi di uno dei simboli del Torino, dai primi passi fino alla sua tragica morte avvenuta il 15 ottobre del 1967. A cavallo degli anni 50 e 60, lo Zazzerutello di Como, come lo definì Gianni Brera, anticipò la trasformazione che avrebbe cambiato ben presto i rapporti tra padri e figli. Meroni rappresentò la premessa di quel 68, che fu uno spartiacque tra due mondi e due modi di pensare diametralmente opposti. Per usare le parole del regista Poeti, la Farfalla Granata è un racconto devoto al sogno di un ragazzino che sognava altro da ciò che si voleva da lui. Il compito di impersonificare questo animo ribelle e nobile è toccato all'attore Alessandro Roia. Una grande responsabilità, specialmente per i tifosi di Granata, ma non solo, perché è un personaggio che io ritengo mitico, è un personaggio che ha lasciato purtroppo in maniera troppo precoce un segno fantastico, perché era un personaggio unico, un romantico, forse uno degli ultimi romantici, un grandissimo calciatore, questo non va mai dimenticato. Cosa ti è piaciuto di più di questa figura? La conoscevi già prima? Avevi già sentito parlare? Sì, la conoscevo prima, anche perché sono abbastanza appassionato di calcio, quindi avevo avuto la possibilità di vedere dei filmati e comunque ne avevo letto. Ripeto, è una grandissima fortuna. A me è piaciuto raccontare questa storia, raccontare la storia di Gigi e del suo amore con Cristian, perché è un amore veramente romantico, forse la pena del più grande scrittore non avrebbe potuto raccontare una storia così. Purtroppo non sempre i finali sono a lieto fine, ma credo che lui abbia seminato abbastanza affinché il suo ricordo rimanga vivo e forte nel tempo. Cosa ti ha insegnato Gigi Meroni? Ad essere coerente con i propri sentimenti, e questa è una cosa veramente rara.